Entro i primi mesi del 2023 dovrebbe chiudersi la seconda fase dei lavori di deviazione del Porto Canale di Pescara, un progetto affidato dalla Regione Abruzzo ad ARAP, l'Agenzia Regionale delle Attività Produttive, quale soggetto attuatore. Completata la prima fase relativa alla progettazione e al finanziamento dell'opera, oggi sono stati ufficialmente consegnati i lavori della fase 2, che permetteranno di realizzare il pennello di foce, la scogliera di raccordo nord alla diga foranea e la sopraelevazione della scogliera di radicamento, con un investimento di oltre 7 milioni e mezzo di euro per questa seconda fase, finanziati con i fondi del Masterplan. L'opera, che si articola in tutto in quattro fasi, sarà essenziale per la città di Pescara e consentirà al porto di tornare a essere centrale nella vita produttiva ed economica del capoluogo adriatico, come dichiarato in conferenza stampa dal governatore Marco Marsilio e da Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale. La necessità di realizzare questa opera per il porto di Pescara è ormai una questione ultradecennale, dovevamo assolutamente affrontare, abbiamo, come dire, resistito anche alle pressioni dal basso di chi continuava a dire che il progetto era sbagliato e che non andasse fatto, e siamo oggi invece a festeggiare l'inizio di un cantiere che nei prossimi giorni comincerà già a far vedere i primi massi, le prime opere in sito che daranno davvero una svolta per questo porto. Inizia la rivincita del porto di Pescara con l'insediamento dei primi lavori che, come vedete, riguardano la messa in sicurezza e l'apertura della diga foranea e la emersione della barriera soffolta del molo nord. Nel frattempo si stanno progettando gli altri lavori. Il porto è integralmente finanziato, gli altri lavori riguarderanno la deviazione integrale tutto il molo nord, poi la deviazione integrale tutto il molo sud, quindi tutto il bacino commerciale sarà ovviamente libero dall'arrivo dei detriti del fiume e avremo abbattuto il noto problema dell'insabbiamento del Porto Canale di Pescara. Per Carlo Masci, sindaco di Pescara, Regione e Comune raggiungono insieme l'obiettivo di restituire alla città un porto che manca ormai da un decennio e anche di risolvere definitivamente il problema della balneabilità del nostro mare, che in questi ultimi due anni è stata garantita, ma con questa realizzazione sarà definitivamente accertata, perché non ci saranno più problemi di sversamento delle acque del fiume verso nord, perché le acque del fiume usciranno lontane dalla costa. Soprattutto io sognavo questa passeggiata fino alla diga foranea di un molo lungo e bello che si affacciasse sulla città di Pescara, e questa situazione, questo sogno sta diventando una realtà. Le opere sono state affidate alla ditta Nuova Co Edmar di Chioggia, come annunciato da Giuseppe Savini, presidente dell'ARAP. Oggi formalmente vengono affidati i lavori alla nuova Coedmar. Le opere saranno svolte principalmente su un cantiere posto sul lato mare, quindi con il minor impatto per la città di Pescara.